Buongiorno notizia. Poco meno di 5 minuti alle 9, abbiamo il piacere di presentare un ospite in studio, Franz Cannizzo, consulente di direzione aziendale e dirigente della Confcommercio. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, che so essere tantissimi. Sì, fortunatamente sì. Esatto. Oggi tra l'altro parleremo di argomenti importantissimi, perché no, parleremo di lavoro. Come no, assolutamente, parleremo di lavoro e in modo particolare rivolto ai giovani. Esatto, quindi attenzione a chi ci ascolta, rimanete con l'orecchio attaccato alla radio o in radio TV attraverso il sito internet studio90italia.it, perché appunto parliamo di questo nuovo bando Resto al Sud. Resto al Sud, in cosa consiste? Beh, in buona sostanza lo stesso titolo di questo bando vuole incentivare i giovani, e sono purtroppo tanti, a rimanere qui sul nostro territorio, andando a finanziare delle attività imprenditoriali in alcuni settori specifici. Ma ecco, questo ne parleremo magari in dettaglio tra poco. Esatto, quanto è previsto? In che misura questo sostegno economico? Beh, io intanto disegnerei uno scenario complessivo. Il fatto che in Sicilia e comunque in tutto il sud Italia vi è una percentuale di disoccupati elevatissima, andiamo in alcune fasce di età addirittura al 50%, quindi il problema della disoccupazione giovanile è un problema che deve stare al centro dell'azione di governo nazionale e dell'azione di governo regionale, anche perché queste cifre sono veramente drammatiche. Detto questo, prego. No, dicevo, cifre drammatiche a cui si sta cercando appunto di porre rimedio in qualche modo. Assolutamente sì, è chiaro che questa rappresenta un'azione, ma naturalmente, a mio parere, per l'esperienza che ho, voglio dire, apro una finestra. Ed è una grande esperienza. Ad oggi ho formato oltre un migliaio di imprenditori e seguito circa 600 progetti imprenditoriali, quindi una lenticchia di esperienza ritengo di averla. È opportuno anche agevolare questi giovani non solo ad ottenere finanziamenti agevolati per le loro attività di impresa, ma anche fare un'attività di formazione che faccia comprendere a loro che l'attività di imprenditore, la professione dell'imprenditore, non è qualcosa che può più puntare sulla creatività e basta, ma deve essere un processo pianificato, agevolato, quindi devi fare la formazione perché questo ti permette di avere successo nella tua futura attività di impresa. Insomma, non basta soltanto avere un'idea e cercare di ottenere questi soldi, serve di più, serve formarsi. Assolutamente, questo è un approccio sbagliato, lo dico con grande forza, è un approccio sbagliato. I ragazzi devono pensare a cosa fare dal punto di vista imprenditoriale, però devono pretendere di poter fare un'attività di formazione per imparare il mestiere dell'imprenditore. Io amo definire... Che non è facile, anzi. Voglio dire, l'imprenditore è sicuramente un sognatore, io aggiungo, con la capacità di fare. Quindi la formazione a cui anche Confcommercio provvede... Sì, ma noi siamo... Guardi, le do una nota di carattere storico. Noi nel 97, insieme al dottor Pietro Angeli, che è Animus di Confcommercio, creammo un'nuova impresa. Una nuova impresa accompagna i giovani ai processi di formazione imprenditoriale e di gestione aziendale, nonché anche alle richieste di finanziamento agevolato. Beh, questo ci ha dato la possibilità di formare migliaia di nuovi imprenditori e far partire centinaia di nuove attività. Prima di entrare nel vivo del progetto Resto al Sud, una curiosità: c'è Prego. Da parte dei giovani una maggiore predisposizione a saperne di più, ad informarsi, a cercare di trovare l'idea giusta che possa poi, insomma, c'è una maggiore preparazione rispetto al passato? Assolutamente sì, guardi, io ho iniziato la mia attività professionale alla fine degli anni Ottanta, quando parlare di creazione di impresa era quasi, mi permette il termine, una bestemmia. Imperava il posto fisso, continua ancora oggi ad essere, come dire, l'obiettivo, per certi versi l'obiettivo, però in questi ultimi decenni ho visto una grande crescita, questo è un grande piacere, di giovani che ad un certo punto hanno preso coscienza e conoscenza che l'attività di impresa rappresenterà il loro percorso professionale, e quindi invece che abbandonare il campo per andare a cercare fortuna in altri paesi, hanno scommesso su questo territorio e devo dire con grande soddisfazione. Qual è il sentiero più tracciato, la scelta più ripetuta? Guardi, io ho seguito veramente centinaia di progetti, però ci sono due aree che rappresentano quei settori con una maggiore potenzialità. Naturalmente parlo del turismo, parlo del settore agroalimentare, parlo del settore agricolo, ma è chiaro anche che
la creazione di ricchezza viene pure e soprattutto da settori come quello industriale e quindi anche quello artigianale. Tutti temi importantissimi che svilupperemo con il nostro ospite odierno, Franz Cannizzo, consulente di direzione aziendale, dirigente di Confcommercio, oltre a una sfilza di qualifiche, di esperienza, una grande esperienza che mette sempre a disposizione dei giovani. Io metto sempre grande, grande ottimismo della volontà a fronte di un pessimismo della ragione che potrebbe essere imperante in questa nostra regione. E allora approfondiremo questa materia che interessa tante persone, tanti giovani soprattutto. Restate all'ascolto, Buongiorno Notizia prosegue. Buongiorno Notizia. 15 minuti dopo le 9 e con il nostro ospite in studio Franz Cannizzo, consulente di direzione aziendale, dirigente di Confcommercio, stiamo parlando di lavoro. Abbiamo già avviato questa discussione, adesso entriamo nel vivo parlando appunto del progetto del bando Resto al Sud, che in qualche modo abbiamo anticipato. Ricordiamo, è rivolto a una fascia di giovani. È rivolto ad una fascia ben precisa di giovani che va come età dai 18 ai 35 anni compiuti. In buona sostanza, chi non può partecipare, chi ha già compiuto 36 anni. Questo è un primo elemento. Ma un secondo elemento estremamente importante è rappresentato dal fatto che bisogna essere disoccupati, non occupati, non soltanto ad Oram, cioè oggi, ma anche alla data del giugno 2017, quindi bisogna un attimino tenere attenzione a questa data. Quindi al giugno del 2017 bisognava essere disoccupati e bisogna essere attualmente disoccupati. Senza nessun tipo di contratto di lavoro part time, determinato, indeterminato o altre tipologie di rapporti che in qualche modo possono configurare l'attività di lavoro. Questo elemento è fondamentale. Poi, altro elemento molto importante è che bisogna avere, in buona sostanza, un'idea imprenditoriale che può e deve essere elaborata all'interno di alcuni settori economici. Quali? Ad esempio il settore artigianale, ad esempio il settore turistico. È escluso da questo, da tutto questo, il settore commerciale. Quindi ciò che riguarda la produzione, ciò che riguarda il turismo, può andare certamente ad essere concorso attraverso il bando Resto al Sud. Ecco, una volta che il giovane ha questa idea, ha i requisiti in suo possesso, cosa deve fare? Beh, io intanto consiglio di entrare subito in contatto con Confcommercio, anche perché noi forniamo tutte queste informazioni senza alcun problema, gratuitamente. Spieghiamo un attimo anche alcuni elementi legati alla progettualità nel dettaglio, e a tal proposito si può contattare Confcommercio. C'è una nostra punta di diamante che è Marco Granata, il quale può già, come dire, fornire queste prime informazioni di base. Naturalmente sì. su questa e su altre progettualità ci sarà anche la mia presenza, in forza anche della mia esperienza, e andremo ad analizzare la progettualità, che in buona sostanza consiste nello sviluppo di tre aree. L'area tecnica, cioè riguarda l'idea e l'erogazione dell'eventuale servizio o la produzione di un determinato bene. L'area commerciale, quindi capire già da subito a chi poter vendere questo servizio. Esatto, anche perché è importante. Questo bene, e l'area gestionale. Tutto questo, ed è estremamente comodo, deve essere elaborato con grande attenzione e il progetto dovrà essere presentato telematicamente. Quindi non c'è nulla di cartaceo, tutto avviene online. Naturalmente a corredo della presentazione dell'istanza bisogna, in buona sostanza, in buona sintesi, presentare un piano di fattibilità, un business plan, e avere a corredo, dicevo poc'anzi, anche alcuni documenti, la firma digitale ad esempio, che ormai ognuno di noi deve avere nel momento in cui c'è da firmare digitalmente un determinato documento. Anche in questo ci pensate voi a spiegare queste regole? Assolutamente, la firma digitale è possibile ottenerla alla Camera di Commercio, la Supercamera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, in Piazza della Borsa, ha un costo tutto sommato contenuto, e questo permette di avere ad ognuno di noi l'identità digitale, la firma digitale.
Oltre alla firma digitale è necessaria la PEC, che è la posta elettronica certificata, ma tutti questi processi poi li andremo a spiegare nel dettaglio fra la documentazione che noi dovremo andare a preparare. Ecco, una volta quindi presentata in via telematica la proposta, cosa accade? Accade che entro, così dice il decreto, entro i 60 giorni si avrà una risposta. Quindi i tempi sono velocissimi. Tutto sommato sono abbastanza veloci, ma io ritengo che in capo a 90-120 giorni si possa andare alla piena operatività. E comunque dopo l'approvazione del progetto, che vorrei ricordare consiste in una contribuzione per ogni soggetto non occupato che può arrivare fino ad un massimo di 50.000 euro. Questi 50.000 euro sono distribuiti in modo diverso. Cerco di portare anche un esempio concreto. 15.000 euro a fondo perduto, quindi il 35% a fondo perduto, e la parte restante attraverso un mutuo erogato dalle banche a tasso zero. Ma di questo ne parleremo in dettaglio. Quindi comunque è una misura davvero conveniente per chi aderisce, per chi la fruisce. Appunto, continueremo a parlarne tra pochissimi minuti. Intanto spazio alla musica.